Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Francesca Sandrini, Technical Marketing presso ST Microelectronics. Oggi parleremo delle soluzioni ST per Digital Input nell'ambito dell'automazione industriale, in particolare della famiglia di interfacce CLT e del nuovo prodotto CLT032Q3 per ingressi digitali autoalimentati. Diamo un'occhiata ai punti che andremo a sviluppare. In primis, un elenco delle principali applicazioni che indirizziamo con l'interfaccia CLT03. Subito dopo ci occuperemo della funzione, o per meglio dire, dello scopo di un digital input e delle sue caratteristiche. Vi mostreremo i reali vantaggi di una soluzione integrata rispetto ad una realizzazione a componenti discreti. Di qui un breve riassunto del portafoglio prodotti di ST per i digital input. E poi, per concludere, introdurremo il nuovo componente CLT03 e le sue caratteristiche. Cominciamo col primo argomento, le applicazioni di riferimento. Oggi si parla molto di smart factory, una definizione molto sintetica e, per usare un altro inglesismo, molto trendy, che indica una realtà complessa, ambienti di produzione molto ben organizzati, strutturati su diversi livelli, che possono cominciare dalla linea di produzione o shop floor per arrivare al livello base, quello dove trovano spazio e la sensoristica e l'attuazione. Da un lato abbiamo sensori di temperatura, di pressione, di flusso, barriere di sicurezza infrarossi e diversi pulsanti, dall'altra motori, relè o indicatori luminosi. Questi componenti solitamente si interfacciano o con controllori a logica programmabile, detti PLC, che sono installati in cabine di controllo centralizzati, o con sistemi di input-output distribuiti nella fabbrica. I PLC comunicano poi con il livello superiore e con i sistemi di gestione della fabbrica con network solitamente basati su Industrial Ethernet, come EtherCAT, Profinet o Ethernet IP. Le interfacce per ingressi digitali, di cui parliamo oggi, si trovano nei sistemi distribuiti di input-output, nei PLC, nei loro moduli periferici, ma anche nei motor drives. Questi prodotti trovano spazio non solo nell'automazione industriale, che è ovviamente l'applicazione di riferimento, ma anche in molte altre applicazioni, come macchine per l'industria tessile, l'automazione di palazzi ad uso ufficio, macchinari per l'agricoltura o per attività marittime. Riassumiamo brevemente qual è la funzione principale di un digital input e quali sono le sue caratteristiche salienti. Che cosa fa un'interfaccia per ingressi digitali? Deve convertire un segnale binario che arriva dal lato processo, qui a sinistra sullo schermo, in un segnale logico che va a un microcontrollore o un processore che si trova in quello che qui chiamiamo lato logico. Solitamente deve convertire un segnale di ampiezza di 24 volt DC a due livelli, che arriva ad esempio all'ingresso del nostro PLC, valutarlo e traslarlo in un livello logico compatibile con 5 volt o 3.3 volt, che possa poi essere gestito da un microcontrollore o un microprocessore. Ad assicurare la compatibilità tra l'interfaccia e tutte le diverse fonti di segnale che ci sono nel lato processo, ad esempio i diversi tipi di sensore, abbiamo lo standard IEC 61131-2, che definisce e specifica le diverse topologie di interfacce. Come appena detto, lo standard IEC 61131-2 è il riferimento per i digital input e le loro caratteristiche. In questo standard sono definiti tre diversi tipi di interfaccia, il tipo 1, il tipo 2 e il tipo 3. Per ognuna di queste tipologie lo standard definisce tre regioni operative nel piano corrente e tensione, chiamate regione di off, regione di transizione e regione di on. I valori di corrente e tensione che delimitano queste regioni cambiano passando da un tipo di interfaccia all'altro, ma la forma delle regioni nel piano corrente e tensione rimane più o meno la stessa. Ognuna delle tre tipologie è più adatta a certi tipi di interruttori e meno adatta ad altri. Ad esempio, la tipologia 1 in questa slide è stata definita per adattarsi a interruttori elettromeccanici come i relè o i pulsanti a pressione. Non è la soluzione più adatta a sensori a stato solido a due fili, perché la sua regione di transizione inizia a correnti abbastanza basse, nell'intorno del mezzo miliampere, e la regione di on richiede tensioni abbastanza alte, almeno 15 volt. Ecco la caratteristica degli ingressi di tipo 2.
Rispetto al caso precedente, le soglie in corrente per la transizione fra gli stati non sono più mezzo miliampere e 2 miliampere, ma rispettivamente 2 miliampere per andare nella regione di transizione e 6 miliampere per passare nella regione di ON. Analizzando i valori di tensione, vediamo che non servono più 15 volt per andare in fase di ON, ma ne bastano 11. Questo si traduce nella possibilità di connettere interruttori con una corrente di leakage più alta quando in off e con una caduta di tensione più alta quando in on rispetto al tipo 1. La tipologia 2 è quindi particolarmente adatta agli interruttori di prossimità a due fili. Infine, la tipologia 3. È un buon compromesso fra le due precedenti, la potremmo quasi considerare una soluzione universale, perché permette di usare sia interruttori elettromeccanici che i più recenti sensori a due fili che hanno consumi limitati. Per progettare un'interfaccia per ingressi digitali ci sono diverse possibilità. Analizziamo ora le differenze fra una soluzione integrata e una discrete. Ovviamente la soluzione integrata sarà molto più piccola dell'equivalente soluzione a discreti, ma ci sono anche altri fattori da considerare che portano ulteriori vantaggi. Vediamo quali. La soluzione più semplice a cui si può pensare è quella di utilizzare un partitore resistivo con un filtro RC. La caratteristica di ingresso tensione-corrente di questa connessione è lineare, significa che la corrente di ingresso cresce proporzionalmente alla tensione che viene fornita. Questo implica che nella condizione di ON, quella più alta tensione, avremo alta dissipazione di potenza. La nostra soluzione integrata si basa sui prodotti CLT, sigla che sta per Current Limited Termination, terminale a corrente limitata, e offre parecchi vantaggi. Il primo è che la caratteristica corrente-tensione non è più lineare, ma la corrente è limitata ad un valore predefinito su tutto l'intervallo di tensione e questo ci assicura innanzitutto il rispetto dello standard IEC, in secondo luogo una riduzione significativa della dissipazione di potenza. Oltre a questi due vantaggi, il dispositivo integra diverse funzioni atte a rendere l'applicazione più sicura, quindi protezioni, e a rendere il design dell'applicazione più facile, oppure a migliorarne l'immunità elettromagnetica. Concentriamoci qui sulla dissipazione di potenza e vediamo un esempio pratico di quanto la soluzione CLT può migliorare l'efficienza della soluzione. Nel grafico vedete la caratteristica della tipologia 3 e le sue regioni, da definizione nello standard. Possiamo disegnare nel grafico la caratteristica lineare di una soluzione passiva con un'impedenza di circa 5 kΩ. Poi aggiungiamo la caratteristica a tensione corrente di uno dei nostri CLT. In questo caso la corrente a tensioni più alte è limitata, decisamente più bassa del primo caso. Quando poi confrontiamo la potenza dissipata alla tensione nominale 24 V, possiamo vedere che la soluzione integrata riduce di circa il 50% la potenza dissipata rispetto alla soluzione a discreti, un numero decisamente degno di nota. Vediamo adesso il portafoglio prodotti ST di ingressi digitali integrati. Ci sono diversi prodotti disponibili e in questo grafico sono riassunte le loro principali caratteristiche. Partendo da sinistra abbiamo CLT3-4B, un'interfaccia a 4 canali compatibile con le caratteristiche 1 e 3. Questa soluzione integra la protezione ai surge e ha un'uscita in grado di pilotare un fotocopiatore LED. Muovendoci poi verso destra abbiamo PCLT, un dispositivo a due canali, programmabile per essere compatibile con tutte e tre le topologie di input e con un'interfaccia di uscita compatibile sia con fotocopiatore che con logiche CMOS con livelli compresi tra i 3 e i 5 volt. Sulla terza colonna abbiamo due dispositivi, SCLT3 e CLT01, entrambi ad 8 canali con interfaccia SPI. La differenza fra i due è la velocità, con CLT01 ottimizzato per adattare i talpi. Nell'ultima colonna a destra il prodotto più recente, CLT03, ha due canali, interfaccia di uscita compatibile sia con fotocopiatore che con logiche CMOS, pin di ingresso compatibile a 60 V e molte altre funzioni. Nelle prossime slide ci concentreremo solo su CLT03 e 2Q3, la novità di questa famiglia di prodotti. Analizziamo le funzioni del dispositivo partendo dal suo diagramma blocchi, qui quello relativo ad un singolo canale, dato che i due canali sono identici. Questo
Cominciamo dal regolatore di tensione che fornisce l'alimentazione ai circuiti interni. Utilizza solo l'energia che arriva dal lato dell'ingresso e questo implica che il dispositivo non necessita di un'alimentazione dedicata, che poi sarebbe sempre presente. I pin d'ingresso possono sostenere fino a 60 volt, caratteristica importante per l'affidabilità e la robustezza del sistema. La struttura d'ingresso integra la funzione di rettificazione e il dispositivo può quindi interfacciarsi con segnali riferiti a massa, riferiti all'alimentazione o segnali AC. La caratteristica d'ingresso è compatibile con le tipologie 1 e 3. Lo stadio di uscita può interfacciarsi sia con un fotoaccoppiatore che con logica CMOS a 3,3 volt. C'è anche un generatore di impulsi di test per migliorare la sicurezza del sistema. E infine il dispositivo è ospitato in un package DFN che misura solo 2 mm per 4. I due canali sono totalmente indipendenti e isolati l'uno dall'altro fino a tensione di 230 volt. Quest'ultima caratteristica rende il dispositivo adatto anche ad applicazioni che ricadono nell'ambito safety. Questo è un tipico schema applicativo. Qui vedete due esempi di connessione sul lato sinistro, uno di un sensore riferito a massa, l'altro di un sensore riferito all'alimentazione. Abbiamo poi un transil per la protezione ai surge. Questo è opzionale, se non richiesto può essere omesso, e in più qualche capacità esterna. L'uscita in questo esempio pilota un fotoaccoppiatore, ma è possibile anche aumentare il numero di fotoaccoppiatori o utilizzare una combinazione di LED di stato. Dopo aver elencato le caratteristiche del dispositivo, vediamo quali vantaggi queste portano a livello di sistema. Cominciamo analizzando la caratteristica tensione corrente del CLT03. I 60 V non solo migliorano la robustezza del sistema, ma facilitano il raggiungimento delle certificazioni safety. Poi, oltre alla limitazione in corrente standard, abbiamo una limitazione aggiuntiva chiamata SMART. Come funziona? Quando la tensione all'ingresso supera i 30-40 V circa, il dispositivo riconosce la condizione come anomala e limita ulteriormente la corrente. Questo permette di ridurre drasticamente la dissipazione di potenza in condizioni di sovratensione. Infine, come si vede dalla curva, gli ingressi hanno caratteristica tensione corrente simmetrica e questo permette di prevenire fallimenti sul campo causati da un cablaggio sbagliato. Abbiamo già detto che questa soluzione ci permette di dissipare meno potenza. Andiamo ora a quantificare quanto meno. Nel grafico il risultato della nostra prova. Abbiamo aumentato gradualmente la tensione d'ingresso da 0 a 60 V e abbiamo valutato la dissipazione del canale. Nel grafico la tensione sulle ascisse e la potenza dissipata sulle ordinate, avendo nel frattempo cura di disabilitare il generatore di impulsi per poterci avvicinare al caso peggiore. Quando si attiva la limitazione di corrente, qui nell'intorno di 40 V, la potenza diminuisce di circa 3 volte. Analizziamo ora lo stadio di uscita. Abbiamo qui un generatore di corrente che fornisce tra i 2 e i 4 mA, mentre un circuito di limitazione dedicato fa sì che la tensione di uscita non superi 3,6 V. Grazie a questa struttura interna, il dispositivo è in grado di pilotare fotoaccoppiatori o logiche CMOS standard a 3,3 volt senza aggiungere componenti esterni. È possibile anche utilizzare più fotoaccoppiatori o combinazioni di fotoaccoppiatore e LED in serie. Tra le funzioni integrate abbiamo anche un generatore di impulsi di test. La periodicità di questi impulsi può essere programmata in un intervallo che va da 1,2 millisecondi a 62 millisecondi, scegliendo opportunamente la capacità da collegare al pin TP. In questo modo è possibile abilitare dei test periodici connettendo il dispositivo ad un microcontrollore. Se questa funzione non fosse richiesta, si può semplicemente connettere il pin TP a massa. Riassumiamo i motivi per cui vale la pena testare e utilizzare il nuovo CLT03. Non richiede alimentazione dedicata, quindi massima flessibilità. Fornisce la massima compatibilità e dal lato processo, perché può gestire sensori sia verso massa che verso l'alimentazione, e anche dal lato uscita, grazie alla possibilità di utilizzare sia fotoaccoppiatore che logiche CMOS. Assicura la massima affidabilità grazie alla capacità di sostenere tensioni fino a 60 V, al generatore di impulsi di test e alla completa separazione dei due canali. Il
E buon ultimo, ma non meno importante, minimizza lo spazio occupato sullo stampato grazie al package DFN. In questa slide abbiamo una sintesi della documentazione delle board di valutazioni che sono disponibili per tutti i prodotti CLT. In particolare, nell'ultima riga evidenziata in giallo, la board ST-Eval IFP035V1 che monta il nuovo CLT032Q3. Con questo siamo giunti al termine della presentazione. Spero che le informazioni ricevute oggi siano state utili. Ringraziandovi per l'attenzione, vi invito a visitare il nostro sito web st.com in caso abbiate bisogno di ulteriori dettagli. Arrivederci.